check it out now. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, oggi il migliore in campo appunto tra la partita tra Parco Umbellini e gli amici. Andrea, intanto oggi complimenti per la tua prestazione, hai segnato 3 dei 6 gol totali dell'incontro. Il tuo puntino personale si porta quindi a 6, la tua squadra oggi riesce a vincere, 3 punti importanti per la vostra classifica, comunque sia potete riuscire ancora a classificarvi nella fase finale. Un po' andamento, insomma, secondo te la abbiamo cominciato un po' a stentare, ci conosciamo, cioè, almeno io e i miei compagni da poco, però comunque appena abbiamo cominciato a giocare si vedevano passaggi, riuscivano, movimenti, piano piano. Questa è la tua seconda partita con questa squadra, comunque segno che
due vittorie consecutive, da quando ci sei tu, che ti muovi insomma tra le linee da davanti, riesci a dare scompiglio alle difese avversarie. Sì, vabbè, ma è anche grazie ai miei compagni, comunque creano spazi, mi danno palle, danno fiducia a me. È stata oggi una bella partita e grazie a loro sono arrivato a 6 gol, che con la tripletta di oggi. Speriamo che la prossima vinciamo anche, così riusciamo a classificarci per la fase finale. E mancano poche partite, due, quindi sarà fondamentale insomma vincere le prossime due gare per accedere. Cosa deve mettere in campo la tua squadra per riuscire a portare a casa la vittoria nelle prossime due gare? La grinta, che è la base, il cuore, c'è la serra. E poi comunque sia, cioè i ragazzi si impegnano sempre, mi impegno anch'io per loro, hanno fiducia. Penso che le altre due partite saranno molto più difficili di questa, che è la conclusione del girone, tutti si batteranno per vincere. Comunque se continuate così potete fare anche voi la vostra figura per procedere alla senz'altro. Se oggi migliori in campo, dedichi a qualcuno alla prestazione di questa sera? Dedico diciamo, ai miei compagni. Comunque la squadra. Va bene, noi ringraziamo Andrea Sinito per la disponibilità e lo rendiamo alla prossima intervista. Grazie, arrivederci.